Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, interisti e non. Buonasera dall'Olanda. Inizia un weekend, buon inizio di weekend a tutti. L'ultimo weekend prima della sosta mondiale. Appena una settimana dopo la fine di questo weekend calcistico, diciamo, tutto si fermerà e dopo una settimana inizieranno i mondiali. Qualificati da noi Bastoni, Barè, ah no. Nessuno perché l'Italia per la seconda volta di seguito salta questo mondiale. Delusione grandissima questa. Ne ho parlato poco perché io proprio per questo, da quando l'Italia non si qualifica più, anche se abbiamo vinto l'Europeo e ho goduto come un maiale, devo dire la verità, come un maialino appena nato, ma che sguazza nel fango, ovviamente. Ma troppa delusione, già per la prima volta la qualificazione mondiale, non ricordo benissimo, solo con la Svezia quando è stata. Ma questa, l'ultima, è stata proprio una delusione incredibile, molto peggio di come mi delude l'Inter, guarda. Mi ha deluso veramente tanto l'Italia, nonostante l'Inter mi dia sempre qualcosa in più, perché l'Inter c'è sempre, mentre la nazionale ovviamente ogni 2-4 anni è diverso, ma comunque sin da bambino ho seguito la nazionale con grande ansia. Amore, ansia, tutto. Quando c'erano i mondiali, io ho vissuto i mondiali Italia 90, quindi amavo il calcio da pochissimo, ero innamoratissimo del calcio, ero interista proprio quell'anno, l'anno prima, quell'anno. E i mondiali da noi sono stati qualcosa di incredibile. Si sono vissuti con veramente una grandissima passione, peccato perché potevamo pure vincerli alla fine, sai. Comunque c'erano squadre forti, l'Argentina che ci ha buttato fuori, la Germania che poi ha vinto, quindi comunque. Essere fuori dal mondiale, onestamente, è una delusione molto grande. L'Italia mi ha un po' lasciato così. Ma a parte questo, a parte le convocazioni che si sono sentite, Lukaku, infatti, verrà convocato. Ovviamente, non penso che potrà giocare tutte le partite dall'inizio. Sicuramente comincerà un po' in panca dietro, e poi sarà inserito quando è possibile. Forse alla fine del girone, o forse agli ottavi, se si qualificano. Si vedrà, si vedrà. Seguiremo comunque i mondiali. Nulla ragazzi, questo è per noi, questo è poveri noi, povera Italia. Per il resto ci sono altre novità. La novità grande qual è? Si è parlato oggi finalmente del rinnovo di Skriniar, il rinnovo di Milan Skriniar, che era nell'aria ormai da tempo, si sapeva, anche perché l'ha fatto capire anche Skriniar parlando che i tifosi mi conoscono, sanno come sono, sanno quello che ho fatto. Non poteva poi andare a non a rinnovare, a meno che la società non si comportava poi male, proponeva qualcosa di improponibile, inaccettabile, ma. E quindi grande vittoria ora, le grandissime vittorie dei canali, il canale Rosa, i vari canali che l'hanno detto prima di tutti in assoluto, prima di tutti in assoluto. Basta guardare sempre le date, come dico, se non pigliatevi i video, ma pure i miei che è venuto prima di lui. E c'era qualcun altro che l'ha detto anche prima di me, e qualcun altro l'ha detto prima di quel qualcun altro. Probabilmente è stato Marco Barzagli a dirlo per prima, uno dei primi sicuramente, ragazzi, ora non lo so, però uno dei primi è stato sicuramente Marco Barzagli, prima dei canali famosissimi, dei famosissimi insider. Quindi Scrigno verrà. Viene decisamente rinnovato. Poi vedremo bene, già si sa più o meno, però usciranno quelle notizie ufficiali. Quindi con il rinnovo di Skriniar già ci mettiamo di lato, perché come dicono tutti, facendo gli sboroni è un asset, perché con il rinnovo ovviamente il guadagno nella rivendita casuale ovviamente può essere più alto. Quindi in ogni caso non ci interessa a noi venderlo, non ci interessa i guadagni, ci interessa tenercelo in casa con la fascia al braccio, quello che meritava, che dicevamo da un anno ormai. Quindi niente, benissimo così, si comincia a lavorare un po', comincia a lavorare bene la società, si parla anche di attaccanti, adesso questo pure sono voci che ora se ne cominceranno a fare di queste voci aiosa. Muriel, Thuram magari, forse Thuram Bayern, forse no, chi lo sa, magari avere un Thuram che è veramente versatilissimo, duttilissimo, lo puoi mettere dove vuoi in attacco, ed è forte, è forte, è un bel giocatore, ma vedremo, vedremo, vedremo. Muriel,
sono i mondiali, vediamo se arriva la società entro fine mondiale, la società nuova deve arrivare, quindi vedremo tutte queste cose, mi viene un po' da ridere, scusate. Vediamo, anche se arriva la nuova società, io vorrò, perché io spero che arrivi una nuova società, come ho detto già più e più volte, se Zhang vuole, non può, non riesce, non vuole investire, ha problemi con lo stato cinese, eccetera, 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 tutto quello che abbiamo detto, ridetto, trito, ritrito, allora che vendesse a qualcuno che può e che vuole la nostra amata Inter, ovviamente, quindi spero anch'io che venga ceduta, se i problemi rimangono e se non si può fare mercato, se non si possono fare aumenti di capitale, eccetera, eccetera, eccetera. E va bene pure che venga un arabo, anche se non mi fa impazzire l'idea di Pif, ma va bene, per carità, Pif potentissimo. Arriveranno? Arriveranno loro? Ricordiamoci che c'è chi dice che sono già dentro da più di un anno, quindi se loro sono già dentro da più di un anno, ormai sono arrivati, è inutile dire arriveranno entro fine mondiale, pure dice si paleseranno, e dovranno uscire però dopo che si palesano, dovranno uscire le cose, la lunga trattativa che c'è stata, no? Perché sono stati dietro, dentro, o hanno trattato comunque in esclusiva solo loro. Quindi vedremo anche questa, è questa grande vittoria del canale. Le voglio vedere le vittorie dei canali. In ogni caso ci aspetta fra un paio di giorni una partita importantissima. Orario di nuovo scandaloso, lo dico sempre, possibile mai che dobbiamo giocare sempre a questi orari? Il sabato pomeriggio, la domenica mattina, e l'Inter gioca sempre a orari... Ma veramente inaccettabile, dai ragazzi. Io queste cose non le accetto. Ho capito, una, due volte l'anno, una domenica mattina, un sabato alle 6, ci sta in tutto il campionato. Ma già, ne abbiamo fatte partite così. E basta, ci stiamo un po' stufando anche. Comunque, domenica mattina, mezzogiorno e mezzo, giocheremo a Bergamo. Partita che può essere una partita dura. Partita che può essere una partita... una svolta, o forse quella che ci butta giù, dipende come va. Non è neanche ammesso il pareggio più per noi, per la nostra condizione, pur essendo a meno 3 dal secondo posto, 30-27, quindi abbiamo una partita, cioè noi vinciamo, loro perdono, siamo secondi, certo, abbiamo tre squadre davanti, ma va bene, non importa questo, con una sola vittoria e quelle sopra perdono, noi le riprendiamo, quindi c'è solo il Napoli che fa un altro campionato, quindi dobbiamo essere anche positivi, però il mister, i ragazzi devono dimostrare domenica, perché poi ci sarà un mese e mezzo, 56 giorni, quanti sono 56 giorni se non sbaglio di fermo, questo stop di 56 giorni che può essere pure che non ci fa bene, perché non è detto che, non è che ti riposi, probabilmente 56 giorni ritorni e ricominci un campionato nuovo non preparato come d'estate. Cioè può essere anche un po' deleterio per alcune squadre. Bisogna vedere come si arriva, in che condizioni arrivano tutti. Scusate il buio, sono in autostrada a 20 km/h, perché c'è traffico. L'Olanda purtroppo, autostrada e 7 corsie, e questi orari dalle 5, 4, 5, 6 di pomeriggio non si può camminare, sì, ci si ferma in autostrada praticamente, la fila in autostrada. E quindi niente, scusate il buio. Niente ragazzi, questo stavo dicendo, la cosa che ci interessa è vincere, 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 domenica vincere, una sola parola, un solo risultato, vincere. Purtroppo siamo con le spalle al muro, dobbiamo fare 3 punti per forza, non ti puoi permettere neanche di fare il pareggio a Bergamo, che un pareggio ci può anche stare, in teoria in un campionato intero ci può stare pure che la perdi a Bergamo una partita, ma come siamo oggi, come dicevo l'altra volta con la Juve, per questo è inaccettabile come abbiamo giocato e il risultato che abbiamo ottenuto. Inammissibile, inaccettabile non vincere, quindi via con la testa per i 3 punti a Bergamo, cosa più importante di tutti i discorsi, di tutte le chiacchiere, di tutto quello che sarà, società, non società, mondiale, non mondiale, per il resto ci aggiorniamo ragazzi, vedremo. Buon weekend a tutti.